Mamevi di Faenza, vitigni tra tradizione e innovazione, proprio l'occasione per fare il punto della situazione, per ragionare sul passato, presente e futuro. E se parliamo di centesimino e di famoso, quali sono le storie che così raccontano questi due vitigni? Beh, sicuramente parlando di centesimino e di famoso parliamo di tradizione e innovazione allo stesso tempo, perché erano vitigni del passato che sono stati in qualche modo recuperati, valorizzati inizialmente da alcuni produttori ma poi appunto anche da altri, e si sono allargati nel giro di pochi anni a superfici già di una certa consistenza. Sono vitigni della tradizione nostra, della tradizione locale, che si erano un po' persi perché non erano più rispondenti quelli che erano un po' i crismi della viticoltura produttivistica degli anni 60-70, quindi accantonati o relegati in alcune aree molto molto ristrette, e poi appunto intorno agli anni 2000 si è incominciato appunto a valutarli e a vedere di poterli collocare in una viticoltura moderna. Direi che hanno assolutamente trovato il loro spazio, sia il centesimino che è tipico dell'areale di Oriolo dei Fichi, sia il famoso che invece sta avendo un'espansione un po' in tutta la Romagna, dalla collina alla pianura. A qualcuno piace perché è molto produttivo, quindi in pianura piace più per questo aspetto, in collina piace perché effettivamente, essendo un vitigno aromatico, si presta per la spumantistica moderna, diciamo, di questi vini aromatici molto accattivanti. Centesimino è molto particolare, infatti inizialmente si pensava fosse parente della Lacrima di Morro d'Alba, qualcuno lo associava a rossi aromatici già conosciuti. In realtà il centesimino ha una storia assolutamente a sé stante, però effettivamente rispetto appunto ad altri vini rossi leggermente aromatici ha questa nota tipica di rosa data dal linalolo che appunto li accomuna a questi vitigni qui, quindi è sicuramente questa la nota caratterizzante del centesimino. Poi sicuramente ha trovato nella zona di Oriolo dei Fichi un ambiente veramente particolare in cui esprimere al meglio tutte le sue potenzialità enologiche, tanto che veramente i ragazzi della Torre di Oriolo ne fanno di ogni, dallo spumante rosato, rosso, piuttosto che non vini fermi da invecchiamento, affinati in legno, non affinati in legno, passiti meravigliosi, ecco, veramente un vitigno molto molto duttile.